Solitamente chi mi conosce sa che non amo parlare di politica. Oggi faccio un'eccezione a questa regola e in questa puntata di Stelle Stars, molto politica e politicamente corretta, parlo di Matteo Renzi. Dunque, Matteo Renzi attualmente è il premier di questo paese. Questo paese sta attraversando un momento molto difficile e lui, con brio e vivacità, sta cavalcando questo momento, siglando anche diversi successi e ottenendo anche diversi consensi importanti. Ma di che segno è Matteo Renzi? Apparentemente così brioso e comunicativo, non direste mai che è un serio e accigliato capricorno. Ebbene, Matteo Renzi è capricorno, nato l'11 gennaio 1975. Però, adesso faccio anche l'accento fiorentino, su via, lui è un ascendente gemelli. Ecco che cosa gli dà questa vivacità, questa comunicativa, questa facilità anche nelle interviste, nelle trasmissioni, coi mezzi di comunicazione. Ascendente gemelli come Beppe Grillo anche, con cui hanno avuto, per via dei segni in opposizione, Beppe Grillo Cancro e invece Matteo Renzi Capricorno, diversi battibecchi. Ma non scendendo troppo nelle polemiche, perché non mi piacciono, soffermiamoci proprio sul carattere di Matteo Renzi. Dunque, con Mercurio e Venere in acquario, Matteo Renzi è l'uomo del rinnovamento, la spinta a rottamare, la spinta a liberarsi dei pesi del passato è tipica sia dell'ascendente gemelli, che però forse non avrebbe quel coraggio proprio così dirompente, che invece di Mercurio e Venere in acquario, che suggeriscono una forte spinta riformistica e anticonformistica al carattere, sia di un Marte in Sagittario in opposizione all'ascendente. Parlo difficile? Può darsi, ma adesso vi spiego. Con Marte in Sagittario, Matteo Renzi è stato un uomo anche molto deciso, determinato, intraprendente, capace di sfidare, sempre con i modi educati e comunicativi dell'ascendente gemelli, anche avversari che si sono molto opposti al suo ruolo. Per cui auguriamo tante buone cose a questo giovane, ormai giovane, non so, come me, abbiamo la stessa età, politicante, che ha anche dalla parte sua una buona congiunzione fra Mercurio in acquario, che intrigona l'ascendente gemelli, che proprio dà grande comunicativa e estroversione, e con Saturno in seconda casa, talento anche economico. Ricordiamoci che proprio l'economia è una delle sue materie che ha studiato approfonditamente, e anche talento proprio per amministrare e gestire, come nel segno Capricorno in cui è il Sole e la Luna. Per cui buon lavoro a Matteo Renzi e a tutto il suo governo, e alla prossima puntata di Stelle Stars. Ciao!